Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò una delle tecniche utilizzate per trapiantare le piante di peperoncino. Ci terrei a sottolineare che si tratta di tecniche insegnate nelle scuole della Svizzera italiana ai futuri giardinieri professionisti. L'altro giorno all'uscita di un noto supermercato qui della Svizzera italiana trovo queste piantine di peperoncino della Orto Mio. Visto il loro stato abbastanza pietoso e la stagione già inoltrata, venivano regalati. Allora ho pensato di prendere le migliori e farvi vedere come trapiantarle professionalmente. Inoltre vi farò vedere con dei brevi video in futuro come si sviluppano col passare dei mesi e quanti peperoncini riusciremo a raccogliere. Questo è il cappello del vescovo. Questa l'ho presa per fare un piacere al mio amico Dani, visto che è amante dei jalapeño. E poi ho preso una Scorpion Yellow. Premetto che a me piace partire dal seme. Non ho soddisfazioni a comprare le piantine già avviate nei vivai. Le ho prese giusto solo perché erano gratuite e ci ho visto un'occasione per farvi vedere il corretto trapianto e vedere come si sviluppano delle piantine a questo punto dello sviluppo, quindi nate da poco. Il terriccio, come vi ho già detto più volte, ci tengo che sia senza torba. Mi raccomando, è importantissimo. Prossimamente vi farò un video proprio dedicato a questo tema. Questo terriccio in particolare è già più leggero dei soliti terrici, però io comunque sempre una manciata almeno di perlite ce la metto per aumentare ancora questa leggerezza e per agevolare lo sviluppo delle radici. Prendiamo dei vasi, gli diamo una bella pulita internamente. Sul fondo andiamo ad adagiare dei cocci per evitare che le palline di argilla espansa vadano ad ostruire i fori d'uscita dell'acqua. Prendiamo una bella manciata di argilla espansa o di sassolini e andiamo ad adagiarla sul fondo del nostro vaso. Giusto da creare uno strato di un centimetro. Poi andiamo a mettere un pezzo di tessuto di juta, quindi un tessuto naturale. Ecco, vediamo di ritagliarlo e va dentro sul fondo, giusto, giusto. Così, in questo modo. Questo tessuto impedirà al substrato, quindi al nostro terriccio, di dilavarsi quando andiamo a dare acqua. Filtrerà quelle in eccesso, però molto più lentamente, e gli elementi nutritivi rimarranno a disposizione delle radici. Adesso andiamo a mettere il nostro terriccio, un pochino. Dopodiché prendiamo la nostra piantina. Prima cosa andiamo a eliminare questa foglia. Facciamo questo lavoro così stacchiamo un po' il terriccio dai bordi del vaso. Estraiamo. Bene, prima valutazione abbiamo la parte superiore del terriccio che è secca. Oh, non è messo così male, pensavo peggio. Anche le radici, come possiamo vedere, ci sono delle radici proprio belle, bianche, bianche, nuove. Si vede che la pianta è sana. Allora, quello che ci tocca fare è sbrogliare un po' queste radici, ma non sono messe tanto male, quindi veramente è un lavoro semplice, veloce, e così facendo non gli stiamo neanche procurando alcuna ferita alle radici. Ma tecnicamente non è un problema quello delle radici, perché l'importante è che non andiamo a ferire il fittone, la radice principale. E se si va a ferire quella lì, quella principale, la pianta muore. Andiamo a inserirla nel nostro vaso. Cerchiamo di tenere la piantina al centro e riempiamo gli spazi laterali. Premiamo un pochino sui lati.
Ecco fatto. Oh, pensavo peggio anche qui, eh? Allora andiamo a sbrogliare un po' queste radici. La nostra piantina. Voilà. Vediamo come sta la nostra Scorpion Yellow. Che radici. Però anche queste non sono esageratamente imbrogliate. Voilà. Nel vaso. Ed ecco qua le nostre piantine, anzi, le piantine di orto mio. Adesso andiamo a dargli dell'acqua. Andiamo a dar dell'acqua fino a quando non vediamo che esce da sotto, dandole il tempo di assorbirsi, quindi piano piano. Ecco, vedete che sta già uscendo dell'acqua da sotto. Andrà a terra e satura. Anche di qua è bella piena. Ok, adesso per qualche giorno siamo a posto. E voilà. Un'ultima cosa che volevo fare a queste qui, dato che hanno le foglie sbiadite, non stanno proprio benissimo, andiamo a spruzzare il nostro requisito sia sopra la pagina superiore delle foglie che sotto. Vedrete che tra un paio di settimane di trattamento di requisito e il cambio del terriccio vedrete come si riprenderanno alla grande queste piantine. Non c'è bisogno di aggiungere niente al nostro terriccio perché al suo interno ci sono già i macro e i micro elementi contenuti anche nei fertilizzanti. Quindi per 3-5 settimane possiamo stare tranquilli. Poi potremo iniziare a dare il nostro fertilizzante preferito, ma sempre seguendo scrupolosamente le indicazioni sulla confezione. In questo caso c'è scritto di usare una volta alla settimana un tappo, che sono 10 ml, in un litro d'acqua. Senza star lì a diventare matti, questo qui è un fertilizzante per ortaggi ed erbe aromatiche. Come possiamo vedere sulla confezione c'è pure riportato il nostro peperoncino. Ricordatevi che troppo fertilizzante può uccidere le vostre piante. Conosco persone che hanno perso tutte o quasi tutte le loro piante a causa di un utilizzo improprio dei fertilizzanti. Ogni cosa al suo tempo. Per la crescita ci vuole il suo tempo, per la fioritura ci vuole il suo tempo, così come per vedere i primi peperoncini maturi. Rispettate le vostre piante e la natura e verrete ripagati.
Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, se avete domande, lo spazio sotto il video è tutto vostro. E piccanti saluti!